E noi ci impegneremo a fondo affinché questa città si ridiventi ospitale e non ostile, come l'hanno definita appunto molti commercianti. Ci sono i parcheggi al centro delle necessità del settore commerciale della città di Chieti e soprattutto del centro storico, da sempre carente di posti auto. Dopo le promesse della campagna elettorale, il neo sindaco di Chieti Diego Ferrara, il vice sindaco Paolo De Cesare e l'assessore al commercio Manuel Pantalone questa mattina hanno incontrato proprio commercianti e associazioni di categoria cittadine per ascoltare richieste e necessità del settore che, come tutti, vive anche la crisi legata alla pandemia e tiene il fiato sospeso facendo scongiuri contro un nuovo lockdown generale. La neo amministrazione teatina ha illustrato la proposta relativa ad una piattaforma e-commerce denominata avvicinato.shop, a costo zero per il comune, gratis per i primi 6 mesi anche per le attività, che poi pagheranno 99 centesimi al mese per questa vetrina virtuale che ha dato già buoni riscontri in altri comuni come la vicina Pescara. Per quanto riguarda bar e ristorazione, si lavora ad una sospensione delle ZTL e della tassa sul suolo pubblico. Insomma, stiamo cercando di dare risposte in concreto e dai commercianti, attraverso questo tavolo e attraverso un tavolo permanente che andremo ad istituire, ci aspettiamo collaborazione come l'abbiamo avuta nella giornata odierna, raccogliendo le loro istanze. Ma come detto, in cima alla lista delle richieste dei commercianti ci sono il miglioramento dell'accessibilità e della viabilità cittadina. Da questo punto di vista, entro la fine del l'anno, hanno assicurato i rappresentanti dell'amministrazione comunale, verrà inaugurato il tunnel che collega Largo Barbella con il terminal. Vorremmo rivedere immediatamente alcuni sensi di marcia per favorire dei micro parcheggi in centro, perché oggi questo è quello che ci viene segnalato per lo più da parte delle attività commerciali.